Voglio sì, un buffet. Quando ne hai? 2 minuti sono poi mi metto in libertà. Non è una bella che la trasparenza di questa amministrazione comunale, il fatto che comunque siamo costretti a fare esposti a destra e a mare, insomma. Abbiamo pure dei tecnici qua. Penso che sempre adesso stiamo la legge 244 del 2007, diciamo, no? Quello riguardo gli incarichi esterni e quant'altro. Abbiamo chiesto una cosa semplice. Vogliamo sapere dal 1 gennaio 2008 quali sono stati gli incarichi conferiti da questa amministrazione a persone esterne all'amministrazione esterna. Stavo lì confuso di voglio dire. Se non avete la risposta, questo è il fattore, cioè per avere la risposta noi abbiamo voluto fare una prima lettera, una seconda lettera in cui ci hanno detto sentite, in buona sostanza non abbiamo capito quello che ci chiedete, una terza lettera inviata da noi in cui gli dicevamo sentite, noi siamo stati chiari, dobbiamo sapere questo, questa e questa, nessuna risposta, una quarta lettera risposta alla Procura della Repubblica, una quinta lettera di risposta loro in cui ci dicevano, beh insomma, visto che ti faccio risposta a questo punto, venite qua, guardatevi per fatto questo. E una sesta lettera ci gira sulla porta inviata dal prefetto. Sono 10 righe, la lettera che ha avuto il sindaco, non abbiamo avuto questa lettera, ma poi voglio dire, abbiamo i nostri grandi mezzi per cui riusciamo a mantenere questo. Sapete chi dice il sindaco? È il prefetto. Esposto signor con gli avvocati non ha mancato accesso ai telefoni esterni con riferimento alla nota segnata a pagina quindi iniziata per conoscenza si ritiene che compatibilmente con l'ordinato trattamento dei compiti istituzionali le richieste del consigliere di minoranza signor Carmine Cogliano volte ad ottenere l'elenco degli incarichi esterni conferiti da questo comune a 100 milioni debbano essere soddisfatti, cioè possiamo essendo comunque individuato l'elenco temporale l'oggetto della richiesta e anche alla luce di disposizioni di legge comunitaria. Tanto si comunica per i conseguenti provvedimenti che assumiamo la nostra volontà. Ma perché non darla benissimo? Allora c'è del marcio in delle mani, ma io credo che lo dobbiamo capire. E con questo ci salutiamo.